Donato Toma azzera la giunta della Regione Molise, una mossa concordata con il suo esecutivo di centrodestra per verificare gli obiettivi raggiunti dalla politica. Pronti a ripartire per la stagione estiva in riva all'Adriatico, sono i balneatori della riviera molisana, ma occorrono certezze sulle possibilità di investire nel futuro. Spiragli importanti per l'ex industria tessile della ITR di Pettoranello, un imprenditore locale ha avanzato la proposta in tribunale di acquisire tutta la struttura. Il periodo di emergenza sanitaria mette a rischio famiglie e attività legate al commercio, la malavita pronta a fare il suo ingresso con prestiti usurai, allerta Confcommercio. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. L'abbiamo detto dai titoli, il Presidente della Regione Donato Toma ha revocato le deleghe ai suoi assessori e ha azzerato la giunta di centrodestra a Palazzo Vitale. Per molti osservatori un atto strategico in vista della discussione in aula per il voto sul bilancio di previsione. Gli assessori regionali e il presidente Donato Toma si erano riuniti per discutere e programmare le azioni da costruire e mettere in campo in vista della seconda fase della gestione dell'emergenza, con la necessità di attivare i percorsi di ripartenza dell'intero territorio. A un certo punto è successo che, con una mossa che non sappiamo se a sorpresa o accuratamente preparata, il Presidente ha chiesto e naturalmente ottenuto dagli assessori le revoche di tutte le loro deleghe, azzerando di fatto l'intera giunta regionale. Più di un cittadino si sta chiedendo del perché di questa decisione, che avviene in un momento difficile nel paese, in una regione dove non è che le cose siano totalmente sotto controllo. Ma il fatto è che si è proceduto all'azzeramento ed oggi la giunta regionale non c'è più. Gli assessori non sono più assessori e tornano ad essere consiglieri, e i consiglieri che li avevano sostituiti in consiglio durante l'impegno assessorile tornano ad essere semplici cittadini. Tutto questo a pochi, pochissimi giorni dal previsto voto in aula per il bilancio. Per essere più precisi, Massimiliano Scarabeo, Nico Romagnuolo, Antonio Tedeschi e Paola Matteo sono da oggi fuori dal Consiglio, mentre gli ex assessori, tutti meno Mazzuto, che non è stato eletto ma era esterno, tornano in Consiglio e possono votare tranquillamente il 20 aprile il bilancio. La decisione in questo modo assume un altro significato, diverso da quello annunciato dal Presidente Toma quando diceva che con la fase 2 dell'emergenza bisognava cambiare molte cose anche all'interno della gestione regionale. A noi in vero sembra essere soltanto una scelta strategica che serve a compattare un voto che poteva, dato i risicatissimi numeri, diventare problematico per la maggioranza e il vertice in regione. Così si opera secondo un testo già scritto, una sorta di azione teatrale. Si azzera, si ricostruisce per qualche settimana un consiglio dove le figure più critiche avranno l'opportunità di spiegare, chiedere e limpidamente riallinearsi, e poi di nuovo tornano le deleghe con qualche minimo cambiamento per tornare tutto chiaramente e naturalmente come era fino a ieri. L'esecutivo di centrodestra è compatto nel fronteggiare le difficoltà sanitarie ed economiche, un tagliando ai componenti della giunta regionale per verificare quanto svolto fino ad ora. Ad affermarlo lo stesso governatore Donato Toma, il quale precisa che ha invitato gli assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di consiglieri all'assemblea di via 4 novembre, fissata per la discussione del bilancio di previsione. Gli assessori Cotugno, Niro, Cavaliere, Di Baggio hanno dichiarato di dimettersi, mentre Luigi Mazzuto si è riservato di comunicare la propria decisione. Chiedo a maggioranza e opposizione di affrontare la prossima discussione sul bilancio regionale in maniera responsabile, in ossequio al grave momento che il Molise sta vivendo, ha concluso il presidente Toma. I balneatori sono pronti ai lavori sulla costa adriatica in vista dell'estate, tenendo conto in ogni caso delle restrizioni legate al Covid-19. Mettere in condizione famiglie e turisti di andare al mare, approfittando del bel tempo, rispettando comunque determinate misure legate all'emergenza Covid-19. I balneatori hanno le idee chiare e sono pronti anche in Molise ad attivarsi per garantire i servizi sul litorale. Noi sappiamo, anche per scelta, che per il lavoro che noi svolgiamo, quindi
servizio pubblico, che comunque è doveroso da parte nostra fare di tutto per mettere in condizioni le famiglie e quella parte di turisti di approfittare delle giornate di bel tempo, di mare, per potersi svagare. Quindi è una nostra missione questa. Quindi chiaramente, a prescindere da quello che può essere tutta una prescrizione, noi siamo per questa posizione. Poi è chiaro anche che laddove ci sono dei rischi della salute, è chiaro che allora a quel punto tutti quanti noi vorremmo stare fermi, ma all'interno delle nostre associazioni si è già discusso tanto di questo. Sappiamo benissimo che quest'estate sarà un'estate a reddito zero, ma non per questo non dobbiamo provarci. Quindi questo è il meccanismo. Come ha fatto la Regione Puglia, lo ha fatto anche la Regione Emilia-Romagna, lo ha fatto anche la Liguria, lo sta predisponendo la Toscana, lo ha fatto il Veneto. Quindi anche la Regione Molise si è mossa in questo senso, e proprio in questi giorni noi abbiamo singolarmente presentato al prefetto la comunicazione in base all'articolo 2 del comma 12 della legge del DPCM 10 aprile, possiamo come attività iniziare i lavori di preparazione dei lidi. Dico preparazione, non dico apertura. Noi abbiamo delle conoscenze che sono quelle che un pochino circolano, diciamo, in queste settimane, date dall'OMS a degli alberghi, delle restrizioni di contenimento, chiaramente, di contagio, dati a questi alberghi, che poi sono alberghi che hanno anche delle strutture a mare, hanno anche la possibilità di avere posti sull'arenile, e quindi come tale pensiamo che all'incirca queste saranno anche le posizioni di protocollo di prevenzione e sicurezza che dovremo adottare anche noi come balneari. Esiste il distanziamento sociale, perché questo oramai è una cosa che appartiene proprio al protocollo nazionale che il Ministero della Salute ha già concordato, e anche il Comitato Tecnico Scientifico. Ci sono poi delle restrizioni ulteriori a queste. Vogliamo anche far capire proprio che la difficoltà di stare in aggregazione sarà complessa. A noi ci sarà dato un compito molto importante, diciamo, di cura per garantire questa sicurezza, e chiaramente siamo un po' preoccupati perché l'organizzazione richiede un impegno non indifferente, ma non per questo è una sfida, e ripeto, proprio perché siamo un servizio pubblico la dobbiamo anche accettare. Al Tribunale di Isernia è giunta un'importante offerta economica da parte di un imprenditore molisano per l'acquisto dell'intero stabilimento industriale dell'ITR di Pettoranello. Il nuovo progetto potrebbe permettere di conseguire, tra l'altro, la produzione di materiale sanitario destinato a far fronte all'allerta nel Paese, l'incremento dei livelli occupazionali e il pagamento di ulteriori spettanze mensili agli oltre 700 ex dipendenti dell'industria tessile, e allo studio infine un bando unico di gara ad evidenza pubblica ai fini della presentazione di offerte migliorative, sempre per l'acquisto dell'intera ITR. Per il presidente del Tribunale, Enzo Di Giacomo, tale cessione potrebbe concludersi entro l'estate. Aiuti finanziari alle amministrazioni locali, sblocco degli investimenti e interventi dedicati al turismo in vista della fase 2. Sono queste alcune delle proposte rivolte al governo della nazione per ripartire. È tanta l'attesa in vista di una possibile fase 2 in Italia. Queste lunghe settimane restrittive hanno rallentato il settore economico, che ora è in procinto di ripartire. Intanto si avanzano alcune proposte in vista della risalita: sostegno alla liquidità dei comuni, sblocco degli investimenti, semplificazione delle procedure, interventi per la piccola e media impresa, in particolare per il comparto turistico. Sono queste alcune delle proposte rivolte al governo centrale attraverso un appello effettuato da tutti i sindaci dei pentastellati, tra i quali è presente anche il primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina, che chiedono di mettere in campo misure per i comuni in vista della riapertura graduale degli uffici e delle attività. L'appello dei sindaci ha visto la convergenza della rappresentanza parlamentare di governo del Movimento 5 Stelle, che le trasformerà in proposte su cui trovare un'intesa anche con altre forze di maggioranza politica.
Quella che ci attende sarà una ripartenza certo complicata anche e soprattutto per noi, che rappresentiamo la prima linea dell'amministrazione sui territori. Queste le dichiarazioni di Gravina. Permane però ora la necessità di sbloccare gli investimenti e di semplificare le procedure. Tra le richieste contenute nell'appello, sottoscritto anche dal Vice Ministro all'Economia e Finanze Laura Castelli, è presente anche un ulteriore sostegno alla liquidità dei comuni per poter proseguire senza criticità nell'erogazione dei servizi pubblici e ristoro per i mancati introiti. Ribadiamo l'impegno della Confcommercio per la legalità contro l'usura e infiltrazioni della criminalità in questa fase critica per il Molise. Sono le parole espresse da Paolo Spina, presidente della Confederazione, nel garantire un sostegno, disponibilità e riservatezza verso chi voglia segnalare il pericolo del ricorso a forme illegali di finanziamento come l'usura, in conseguenza di difficoltà economiche acuite dal Covid-19, l'Organizzazione Regionale del Commercio è consapevole che la criminalità organizzata è pronta all'ingresso di capitali illeciti nell'economia legale. E chiusura delle attività commerciali nei giorni festivi del 25 aprile e del 1 maggio. La misura è stata richiesta dagli esponenti del Partito Democratico all'indirizzo del governatore Donato Toma e dei sindaci della regione attraverso un'ordinanza. La richiesta sarebbe un dovuto riconoscimento agli operatori del settore continuamente esposti in questa emergenza epidemiologica. La chiusura delle attività inoltre riconoscerebbe questo 1 maggio come la giornata dei diritti dei lavoratori. E torniamo ad Enzo Nocera, pilastro della vita culturale del Molise. Con il suo almanacco è entrato nelle case di tutti, per la loro redazione si è avvalso non solo di professionisti affermati ma anche di chi muoveva i primi passi nel campo delle pubblicazioni. Enzo Nocera ha dato sempre un'opportunità dimostrando di credere nei giovani, alla famiglia, la sentita vicinanza pure dell'Associazione della Stampa Molisana. Sono molti gli esperti che in questo periodo stanno cercando risposte su come combattere il virus. Per uno scienziato israeliano ogni ciclo epidemico dura non più di 2 mesi. Poi il contagio scompare. Sono lunghi periodi quelli che l'Italia è chiamata ad attraversare per cercare di debellare il coronavirus, una battaglia con un nemico invisibile, come ha ribadito più volte in conferenza dei ministri anche il premier Giuseppe Conte. Dopo settimane di blocco e attesa, forse presto si comincerà a vedere la strada per una fase 2, quella che il governo centrale si auspica di attuare al più presto, forse dopo il 4 maggio. Intanto il mondo della scienza è chiamato a dare risposte, ad avanzare teorie per cercare di dare soluzioni a questa pandemia. Molti virologi e infettivologi hanno espresso le loro teorie, che però ad oggi non sono ancora servite per bloccare il Covid-19. Da Israele però in queste ore sono giunte nuove teorie emerse da uno studio che ha cercato di dar nuove risposte circa la diffusione del virus. Secondo il professor Isaac Ben Israel, analizzando i dati di tutti i paesi coinvolti dalla pandemia, oggi è possibile trovare delle analogie dell'andamento. In un'intervista il professore ha sottolineato come il Covid raggiunga il picco di contagio entro 4-6 settimane per poi cominciare una fase discendente che si concluderebbe intorno all'8ª-9ª settimana, sviluppandosi nell'arco di non più di 70 giorni. Il tecnico ha aggiunto che la politica di blocchi e chiusure effettuata in Italia e in altri luoghi è un caso di isteria di massa. A detta sua, una semplice distanza sociale sarebbe sufficiente per limitare i contagi. Secondo Isaac, dunque, la diffusione del SARS-CoV-2 si esaurirebbe nel giro di 2 mesi e mezzo, indipendentemente dalle misure restrittive adottate. Non la pensano così però i colleghi italiani, che invece stanno testando risultati grazie proprio all'avvio di queste misure. E a proposito di contagi, i tamponi positivi per il coronavirus sono saliti in regione a 269. I pazienti ricoverati all'ospedale Cardarelli in malattie infettive sono 20, 19 invece
i malati che sono completamente guariti, infine restano a 7 le persone decedute. E restiamo in argomento, la platea dei beneficiari sui buoni spesa sarà ampliata nella città di Campobasso. Attenzione rivolta pure ai rimborsi bollette ed affitti. Vediamo il contributo. Ancora qualche giorno e l'iter per l'assegnazione dei buoni spesa ai cittadini bisognosi che ne hanno fatto richiesta sarà concluso. A ribadirlo l'assessore alle politiche sociali al Comune di Campobasso, Luca Praitano, che ha fatto il punto anche su rimborsi di affitti e bollette. In primis i buoni spesa. Dicevamo che il sindaco ha già detto che questi giorni siamo intorno alle 1200 domande arrivate in totale. Ne abbiamo lavorate già 850, in queste ore ne stanno lavorando altre. E crediamo che nell'arco di 3-4 giorni riusciremo a concludere tutto l'iter. E questo però ci ha consentito già di fare delle stime e di verificare che probabilmente, anzi con certezza posso già affermarlo, faremo, diciamo, amplieremo la platea dei beneficiari e riusciremo ad arrivare forse anche a 600 nuclei familiari, per cui verrà di molto ampliata la platea dei beneficiari. La spesa ad oggi è di 95.000 euro, probabilmente quindi resteranno delle somme anche per poter finanziare le famiglie che hanno una situazione sicuramente più disagiata per una seconda volta. Quindi riusciremo in qualche modo ad avere una seconda tranche per coloro che hanno pressoché reddito zero. Un'altra questione che invece abbiamo affrontato in queste ore e che è sicuramente molto importante è quanto ha disposto la Regione per quanto riguarda le bollette e gli affitti. Ci sono delle somme messe a disposizione per i comuni molisani, in queste ore si sta provvedendo agli adempimenti burocratici, amministrativi, di bilancio per dare effettiva disponibilità di denaro ai comuni. E allo stesso tempo noi i comuni si stanno preoccupando di fare gli avvisi pubblici, quindi tutti gli adempimenti amministrativi per far sì che le persone possano candidarsi ad ottenere questa somma a risarcimento, diciamo così, del periodo dell'emergenza Covid. Ovviamente non sono somme diciamo illimitate e anche in questo caso attraverso le politiche sociali cercheremo di indagare quali sono le situazioni più a rischio e più in difficoltà. Credo che siano entrambe misure complementari tra di loro, la prima per quanto riguarda le esigenze alimentari, la seconda per quanto riguarda, ripeto, affitti e bollette, sperando di poter dare un sollievo alle famiglie che sono maggiormente in difficoltà. Riversa a terra in stato confusionale in prossimità della vecchia strada statale 627 per Fornelli. Le squadre volanti della questura di Isernia hanno rintracciato l'anziana donna che a causa di un diverbio con i figli si era allontanata a piedi senza alcuna meta dalla sua abitazione in località Fragnete, alla periferia del capoluogo di provincia. I familiari hanno potuto così riabbracciare la loro congiunta. L'ufficio immigrazione della Questura di Via Tiberio ha provveduto alla consegna di 61 permessi di soggiorno ad alcuni centri di accoglienza ubicati nella provincia di Campobasso, emessi in favore di richiedenti asilo. La circostanza si è resa essenziale per consentire agli immigrati la regolare permanenza in Molise e per la fruizione di assistenza sanitaria e accesso al lavoro. Anticipo delle risorse per il sostegno al reddito di migliaia di lavoratori. I sindacati chiedono alle istituzioni un vertice alla presenza degli istituti di credito. Vediamo. Le segreterie regionali di CGIL, CISL e UIL con un documento si rivolgono direttamente al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, per chiedergli un urgente suo intervento a che si attivi un tavolo di dialogo con i dirigenti degli istituti di credito. La ragione sta nella richiesta di anticipare le somme necessarie a sostenere il reddito di tutti quei lavoratori, circa 10.000 nel territorio molisano, che a causa dell'emergenza da Covid-19 sono stati costretti a sospendere le loro attività lavorative. La preoccupazione dei sindacalisti sta nel fatto che lo stesso INPS possa erogare le prestazioni con un certo ritardo, provocando danni e problemi ai lavoratori e alle loro famiglie, perché non sapranno come far fronte alle loro esigenze di vita quotidiana,
Per evitare questa emergenza sociale, affermano, è stata sottoscritta il 30 marzo scorso una convenzione tra il Ministro del Lavoro, l'ABI e le parti sociali per garantire l'anticipazione di risorse ai lavoratori destinatari dei predetti trattamenti di integrazione al reddito. Siccome in tale accordo le parti riconoscono l'importante ruolo delle regioni nel contribuire all'accesso all'anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso fondi di garanzia dei debiti relativi alle anticipazioni medesime, chiedono al Presidente Toma di attivarsi in tal senso, chiedendo un tavolo che aiuti i 10.000 lavoratori a poter usare le risorse quanto prima. Il GAL Molise verso il 2000 ha prorogato a lunedì 11 maggio il termine di presentazione delle domande di aiuto di tre bandi. Il primo riguarda il sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori. Il secondo, gli aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne locali e nazionali. L'ultimo bando invece riguarda il sostegno ai comparti sempre dell'agricoltura artigianale e turistico per la realizzazione del sito web aziendale e campagne di marketing. E l'amministrazione comunale di Termoli ha prorogato la sospensione del servizio di ecosportello e la chiusura del centro di raccolta ai rifiuti di via Arti e Mestieri fino a domenica 3 maggio. Al fine di evitare disagi alle famiglie, è attivo il numero verde 800 688 712 dalle ore 8:30 alle 14:30 per effettuare segnalazioni o prenotare il servizio di raccolta ingombranti e materiali elettrici. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Cielo soleggiato, poco velato oggi su gran parte del Molise. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 7 gradi a Campobasso e la massima di 12 gradi a Isernia. Dalla sera cielo poco nuvoloso. Nella giornata di domani il tempo si prevederà coperto con tratti di nuvolosità compatta. Poco mosso l'Adriatico centrale, venti da deboli a variabili, minime in rialzo. Una ripartenza del calcio italiano a scaglioni con la Serie A per cominciare a fine maggio e le altre categorie a seguire per chiudere questa tribolata stagione. Squadre in ritiri chiusi come nel periodo estivo. In attesa che si ricominci a giocare anche nella Serie D, torniamo a rivedere le reti messe a segno dal Campobasso nel girone di ritorno. Rossoblù ad un passo dalla vetta nel girone F alle spalle del Matelica.
E dopo questo veloce contributo di reti offertoci dal Campobasso Calcio in questa stagione che speriamo possa ancora concludersi a livello calcistico, noi concludiamo il nostro telegiornale pomeridiano. È tutto, arrivederci a questa sera.